No, 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 no. Solo a me succedono queste cose. Solo a me succedono queste cose. Poi dici perché ti incazzi, perché la prendi a male? Perché, perché? Dobbiamo capirci, perché veramente io non, cioè io ogni anno penso di averle viste tutte, ma in realtà non ho visto un cazzo, non ho visto un cazzo, perché ogni anno è peggio. Allora, mi sono mancato settimana scorsa, sì, ho avuto la febbre, forse era meglio rimanere con la febbre per poi guarire e vedere questo schifo. No, campane per chiesa, non so se le sentite, coincidono sempre comunque con il video. Andiamo a vedere cosa è successo, ragazzi. Abbiamo saltato un episodio del Fantasfogo, sempre per la febbre, perché, però ve lo riassumo. La settimana scorsa abbiamo incrementato ulteriormente la peggior difesa. Ho preso gol doppietta da Simeone, tripletta da Vlahovic, gol da Pratt. Campane per Chiesa. Che qualcun altro. Ora non mi ricordo. Nonostante questo, io ho fatto 75 punti e l'ho persa. Volevo dire un'altra cosa. Madonna, quante bestemmie. Non so se dovrò mettere i bip a questo video. Vorrei evitare perché mi scoccio. Mi scoccio. Mi scoccio, dato che non è una diretta. No, sono impazzito, veramente sono impazzito. A parte che ieri ho infartato durante Milan-Inter. Ho infartato per chi mi segue su Instagram, già lo sa. Chi non mi segue lo vedrà tra poco. Comunque, settimana scorsa 88-85 punti contro quello che erano. Questa settimana, partiamo dai miei, perché qui dobbiamo rimproverare qualcuno. In porta scelgo Vicario, stanco, rotto i coglioni del codice fiscale, che non è colpa sua, non è colpa sua, però insomma non si possono prendere due gol anche col Verona, quindi ho messo in panchina il codice fiscale. Non sapevo giocasse Perin, ma comunque non avrebbe cambiato nulla, perché ripeto, non è colpa sua nella fattispecie. Vicario 6, 2 gol subiti 4, Perin 6 e mezzo, porta inviolata, vabbè. Non so più che fare, non so come gestire. Aiutatemi voi. Ma il motivo per cui ho messo Vicario principalmente è che avevo Criscito, quindi ho detto malauguratamente succede qualcosa. Come stesso ragionamento che feci con Szczęsny e Veretout, alla fine andò, cioè insomma, ci sono tre possibilità: deve succedere proprio quella che Criscito, per esempio, lo butta in tribuna e lì vabbè, chiudiamo tutto e andiamo a casa. No, Criscito segna, Vicario meno uno, poi meno un altro, vabbè. De Frey, De Frey, perché ho infartato? Perché ho infartato? Ragazzi, no, ragazzi, no, vi avevo De Frey e Tomori. Sia maledetto Pierluigi Pardo, sia maledetto Pierluigi Pardo che fa Tomori, Tomori, che dici? Che dici, imbecille? È così. Io ho convinto, tra l'altro, perché nel frattempo vado sul gruppo, scrivo Tomori, Ficaio, è felice. E mi arriva anche la notifica, Tomori ha segnato un gol. Poi c'è Guidolin che fa deviazioni di De Vrij, io. Poi lì si è fermato il cuore, ragazzi. È stata proprio la botta definitiva alle mie condizioni di salute. Quindi De Vrij 5, meno 3, 2. Tomori 7. Avevo messo D'Ambrosio, nella vana speranza che giocasse qualche minuto, ma figurati. Dalla panchina Biraghi ha rotto il cazzo, 5 5 ha rotto il cazzo. Cioè, è mai possibile? Ora io me l'aspettavo che non sto senza difensori, se ve lo chiedete, senza, sono tutti morti, tutti rotti. Perché ti porti Biraghi prima panchina? Vai a capire. Però che cazzo, buona partita, poi al 90° ti devi perdere Cuadrado, poi anche questi che si accaniscono, perché si accaniscono, però è da 5. Centrocampo, che carini, Veretout 5 e mezzo, che sì, 5 e mezzo. Madonna mia, le bestemmie che ho tirato ieri a che sì, perché poi il rigore per l'Inter non c'è, non esiste al mondo quel rigore. Però anche lui, ma dove cazzo vai? Ha recuperato il pallone, ma spazzala. No, si addentra in area di rigore. 5 e mezzo. Kuppo Meiners 6, ammonito, più assist 6 e mezzo. Si è infortunato pure. Bernardeschi avevo messo, ci avevo provato, ho detto Allegri lo fa giocare sempre, vuol dire che.
Proprio questa non lo fa giocare. Dalla panchina entra un altro Fiorentino, Torreira, 5 e mezzo. E anche lì, anche a centrocampo sono corto, sì. In attacco, attacca a 2 perché tutti morti anche lì. Pinamonti 6, Abraham, Tammy, che tu sia lodato, avevo detto che si sbloccava, avevo detto che questa si sbloccava. 7, ammonizione e gol, 9 e mezzo totale. Risultato che fino all'autogol di De Vrij, cioè lì ballano 3 e 3 e fai pure un paio di voti, no, un voto in più per De Vrij, vai. Mezzo voto in più, che paravo però più 3 di modificatore. Comunque, la pareggiavo. Ma contro, ragazzi, io dopo vi metto lo screen perché non è possibile, sono uno dietro l'altro. Sono uno dietro l'altro. Cioè, incommentabile. Era cioè, tutto sommato stava andando anche bene. Lo sapevo che dovevano giocare la Lazio. Nella partitella in famiglia la Lazio doveva giocare. Nella partitella in famiglia e proprio io li dovevo avere contro i laziali. E sì, oh, qua dobbiamo fare nomi e cognomi questa volta. E dal Napoli tanto già si sa, già si sa. Ma cioè, allora, vediamo, era partita bene. Silvestri 5, 2 gol subiti 3. Rachmani 5 e mezzo, ammonizione 5. Ibanez 6. Di Lorenzo, ma ti pare che non prendevo gol da Di Lorenzo? Ti pare che non risvegliamo un altro morto, un altro difensore? Non segniamo ad aprile. Lo porto io. Sei e mezzo, più 3, 9 e mezzo. Zappa Costa, 6 e mezzo, più 1, 7 e mezzo. Pereira, 6, più 1, 7. Fabian Ruiz, 5 e mezzo, più assist. O fosse una volta che contro di me non fa il bonus, Fabian Ruiz, fosse una volta. Luis Alberto, 7 e mezzo, più 3, 10 e mezzo. Primo gol in campionato di Luis Alberto, chi lo doveva beccare contro? E abbiamo risvegliato anche Luis Alberto, grazie. La Lazio in questa giornata ha avuto una combinazione di fattori, la partitella in famiglia e i laziali che ce l'avevo contro io, perché l'altro è immobile, 7 più 3, 10. Ho lasciato stare immobile, ormai sono abituato. Ma Luis Alberto, Caicedo, 5 e mezzo, assist, 6 e mezzo, l'assist che mi fa prendere anche l'altro gol in porta. Mertens non ha giocato, dalla panchina Raspadori, 5 e mezzo. E prendo altri 78 punti contro, altri 3 gol per un totale. No, ragazzi, perché non è possibile. Per un totale di 27 gol presi. In 10 giornate, quasi la media di 3 gol a partita. Quasi la media di 3 gol a partita. Ma è impossibile! I gol presi da, tra l'altro, da Cristante, da Arri, da Simeone. Ma lasciando stare che Simeone sta a 9 gol. Da Zappacosta, 2 gol da Di Marco ho preso. E mo l'ho preso da Di Lorenzo. Ma come? No, 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 no. Io veramente. No, 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 si sente anche questo, ma sto, cioè, c'ho il veleno e il virus, sto avvelenato, 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 e devo dire che quelli al primo posto in classifica, a parte che hanno subito neanche pochi, perché hanno subito 17, sono indubbiamente la squadra più forte, ma perché c'hanno Simeone che ha fatto 9 gol! E gli entra, a quegli altri, gli entra Ramo dalla panchina in questa giornata. Cioè, veramente, ma perché? Perché solo a me devono succedere queste cose? Perché solo? Cioè, gli altri stanno tutti bene, stanno tutti bene. Se per caso succede una defezione, come allora è successa quella di Bairami, per dire, ci pensa subito a Ramo. Se a me succede, se a me non succede una defezione, succede qualcosa, tipo De Vrij, che poi è la seconda volta che mi capita. Ma lasciando stare che questo era autogol netto di De Vrij. Qualche anno fa, in un Sassuolo-Lazio, o Lazio-Sassuolo, gli avevo sia Paolo Cannavaro che Candreva. Probabilmente era veramente autogol di Cannavaro.
Comunque la Lega prima diede gol a Candreva, poi diede autogol a Cannavaro. Paolo. Da più 3 a meno 3, come questa volta. Cioè, solo a me, solo a me. Poi quando mi deve succedere contro, e ne è testimone un fantasfogo dell'anno scorso con Di Marco. Ma prima non avevo il canale YouTube, quindi non lo sapete, ma mi vengono in mente Ansaldi e tante Ansaldi Pulgar. Cercatevelo, Ansaldi Pulgar. Sono stanco, ragazzi, sono distrutto, devastato. Allora, ci vediamo stasera su Supporter Square. Ci vediamo in questi giorni domani. Me l'avete chiesto in tantissimi. Me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram, mi avete scritto, vi ho anche risposto. Quindi non ho, quasi tutti vi ho risposto. Quindi non so se a questo punto ve lo porterò il video su Shevchenko o Genoa, però insomma ve lo porto. Quella è un'altra cosa che non ricordo, se no, non ve lo dico, se no il video dura 20 minuti, chiamami carabinieri. Mercoledì su Zona Calcio e torneremo su Colpo di Cronaca se torneranno a posto le corde vocali, perché sembrano a posto, ma sto facendo uno sforzo disumano. Però devo cacciare fuori, se no non sto bene. Quindi se Colpo di Cronaca tornerà quando torneranno le corde vocali, spero per la partita dell'Italia, uscirà anche il video sui convocati che qua stanno cadendo a pezzi. Pellegrini si è fatto male, un altro si è fatto male, non mi ricordo sempre della Roma, Barella non si sa se ce la fa, insomma. Ciao a tutti!